Un flash mob per ricordare e dare giustizia alle 29 vittime dell'hotel Rigopiano, quello organizzato dal Comitato Vittime di Rigopiano e svoltosi a Pescara a 3 mesi dalla tragedia. Per non dimenticare le vittime, per non dimenticare che ci siamo, per non dimenticare quello che è successo e per non dimenticare che la neve non c'entra nulla, la valanga non c'entra nulla, è solo la mano dell'uomo e questa mano dell'uomo va presa e va punita. Aspettiamo fiduciosi. Stiamo sempre aspettando, a 3 mesi è rimasto tutto invariato, aspettiamo sperando che appunto che la loro visione sia come la nostra, noi lo sappiamo, abbiamo fatto un'ipotesi, speriamo che coincida. Noi andiamo avanti con la forza di volontà che non ci deve mancare, siamo uniti, compatti, pronti alla verità, siamo pronti, qualunque questa sia, però la verità è. Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, si è poi radunato in Piazza della Rinascita, dove alle 16.48, ora ipotetica della valanga, i partecipanti hanno formato un grande cerchio accogliendo l'esibizione dei bambini, che al suono della canzone Il cerchio della vita, di Vana Spagna, hanno scritto sulla pavimentazione del piazzale i nomi di chi non è riuscito a scappare da quel disastro e liberato in cielo 29 colombe bianche. Sì, ancora tanto il dolore. Le due parole che emergono anche in questa giornata sono dolore e giustizia e chiaramente il nostro ricordo va a tutti loro, a tutti quegli angeli che sono in cielo e ai familiari che continuano a soffrire come tutta una comunità che è quella pescarese, farindolese, abruzzese in generale che è ancora scossa da questa immane tragedia. Qui a Pescara simbolicamente per la sede di giustizia che c'è, dove sede la procura, quindi attendiamo con ansia le evoluzioni da parte delle indagini. Assolutamente commovente, la manifestazione più genuina che viene dai bambini a ricordare degli angeli immacolati così come sono i bambini.